Io sono insane. E questo è un video ASMR. No, non è vero un cazzo. Bentornati su Memory Insane. Io l'ho già detto, sono insane. E oggi proveremo un nuovo modpack. Così, a caso, perché mi va. Va bene? Oh. Allora, siamo in 1.12 come al solito, ormai è scontata la cosa. E abbiamo un modpack dal creatore della Quark. Il creatore della Quark si è fatto un modpack, una Vanilla Plus. Si chiama Crucial. Crucial, Crucial, Crucial. Vabbè, non lo so. E è una Vanilla Plus, però è come si dice? È un po' diverso da una Vanilla Plus che aggiungi roba, comunque rimanendo in vanilla. Diciamo che. Ecco, allora. Nel frattempo crea un nuovo mondo, si chiama un World Kit Senkuna. Lasciamo tutto così, attiviamo i cheat nel caso. Le zampe possono tagliare un'area 3x3 di crop diamante, quella di diamante è 5x5. Dicevo, il pack include una piccola ma curata selezione di mod che migliorano la vanilla senza cambiarne l'essenza, giustamente. Allora, benvenuto in Crucial. Prima di iniziare a fare cose, controlla il tasto bottone libro cose nel tuo inventario. Il libro ti insegnerà tutto quello che c'è da sapere sul pack. Divertiti. Ho copiato il pack, ho fatto la stessa cosa. Allora, c'è troppo casino. Ok. Dicevo. C'è un po' di lag e troppo casino. Facciamo caricare un po' il mondo. C'è la Dynamic Surroundings, come posso ben vedere. Là c'è un lago di lava. Arrivo. E c'è il Pacciuoli. Crucial Guide, prima edizione. Oh, quanta roba. Non tantissimo. La tua hub è tutto ciò che hai bisogno di sapere su Crucial Modpack. Nuove categorie saranno sbloccate come preferisci. L'advancement ti suggeriranno cosa fare. Le basi cruciali di Crucial. Oh. Leggi attentamente le cose importanti. Benvenuto al Crucial Modpack. Speriamo che il libro ti permetterà di fare modpack cose. Tutto il modpack. Bla bla. Crucial è un Vanilla Plus Modpack. Creato per essere come vanilla, essere consistente in quello che aggiunge. Bla bla. Il piano. Ah, dovrebbe sembrare una vanilla, ma migliore. Nuovo contenuto bla bla bla. Crucial ha degli advancement che ti aiutano nel contenuto del pack. Puoi aprire advancement con L. Per adesso, gioca come. Ecco qua, Windows che deve rompere i coglioni. Per adesso, gioca come faresti. Più informazioni saranno sbloccate. Divertiti e bla bla. Entra nel Discord, Patreon. Poi c'è creatore, designer, developer Vatsky, abbiamo un sacco di altra gente. Ok, sono gli advanced, non c'è niente, vabbè, all'inizio. Boh, vanilla, quindi. Come dice anche il tutorial. Si rompe la legna. Dicevo, questo mod, sto leggendo quello che c'è scritto sulla pagina di course del modpack. E c'è scritto, migliorate la generazione del mondo. Sia sotterranea che sopraerranea, non lo so, sia in superficie. Nether ed End. Interessante. Un piccolo. No, me l'ha dato, sì, ok. Alcune ricette modificate per far sì che le cose siano più belle. C'è la. Alla Fast Workbench. Che cos'è la Fast Workbench? È una crafting table che però contiene oggetti? No. Non ho idea allora. Cos'è Fast Workbench? Boh, vabbè. Poi che altro ci sta? Documentazione in game, abbiamo visto, sono advanced nel libro. No, ci sono delle note attaccate a tutti gli oggetti che ti aiuteranno a capire. Eh no, l'autojump no. Spiace, ma no. Attaccate agli oggetti che ti aiuteranno a capire come farli. Ah, ok. Ah, c'è la J, non l'avevo vista. E
Il mio pack era più bello, il mio non c'aveva la Jay, si basava davvero sulla vanilla. Nuovi capitoli sbloccati, wow. Un carbone, che culo. Nuovi advancement ti permetteranno di scoprire nuovi contenuti, oltre a nuovi... salve. Sarà un carbone compresso, penso quello, bello. Un altro carbone compresso. Me ne ha dato comunque uno solo, bastardo. Nuove advanced che ti aiuteranno a scoprire nuovi contenuti, oltre a nuove sfide. Modifiche delle mod per ottenere la consistenza delle cose insieme in mod, vabbè. Ah, ti piacerà il pack? Sì, ti piace la vanilla. Piace la vanilla? Sì, a posto, andiamo avanti. Vuoi un pack vanilla plus però un po' diverso? Ti piace costruire con restrizioni, non so cosa significhi. Vuoi un pack che non richiede di aprire le wiki per vedere gli oggetti? Sì, e voglia. Alt tab, Wikipedia, cosa fa questo oggetto? Ma non è nemmeno un pack che ti tiene la mano, quindi ci passo passo cosa fare. Allora, vabbè, vanilla è la vanilla, quindi passano i treni e passano i treni. Poi no, ognuno la pensa come vuole, ma... Poi, ecco appunto. Mettiamo tutto in ordine. Arrivi delle torce. Sì. Ok. Vabbè. A parte che qui c'è un anello fatato. Qui sotto ci sono degli smeraldi e dei diamanti. Purtroppo non ho piccone di ferro per adesso, quindi nel dubbio non mi allontano molto. C'è anche un traverso da che ci penso. Che significa questo? Vabbè, hanno sbloccato le nuove cose. Salve. Craft dei drover per... Ah, ci sta la storage drover, figo. Ok, questa cosa mi intriga. Mi intriga mucho. E ho sbloccato i nuovi capitoli. Allora, meccaniche di morte. La morte in Crucial funziona come... No, funziona leggermente diverso dalla vanilla. Se muori, un totem o un totem del contenimento, non mi ricordo come l'avevo chiamato, spawnerà e ti terrà gli oggetti. Se non muori di nuovo, non puoi arrivare. Ok, molto semplice. Ci dice che c'è il totem folding. Lo so cosa fa. Ho fatto anche lo spotlight della Quark. Getting around. Potresti o potresti non aver realizzato, ma in questo modpack la tua schermata F3 è un po' vuota. Le coordinate non sono disponibili, dovrei fare degli oggetti speciali. Stavo leggendo, bastardo, ritorna avanti. Armati di un atlas per sapere dove sei e di un barometro per sapere quanto vai giù. Ah, figo. Ok, infatti F3 ci sta solo chunk relativo, ok. Interesting. Qui se faccio tab mi mostro anche le morte, anche in single player. Wow, bello. Qua c'è un lago di lava perché ho visto bruciare cose. Direi di sfruttare la legna morta qui. Grazie. Ma in che senso? Mi mancava il suono della dynamic surroundings. Sono zombie. Ah, non abbiamo letto tutto? Ok. Ah, c'è ancora scritto altro. L'Atlas è un Atlas, una mappa. Ti mostrerà dove sei in relazione al mondo. Vuoi anche tenerla in mano. Come il barometro. Ah, per il barometro. Un sacco di mobs qui sotto. Devo provare a scendere. Andiamo a suicidarci già dei primi 9 minuti. Sento di qua. Ah, sgamati. Fate un party senza di me? Vedi quanta gente però. Ehi, quanto è grossa sta caverna. Oh, ma allora? C'è un muro. Ah, le caverne sono tipo, ho visto che c'è proprio una mod che modifica la generazione delle caverne, quindi si generano proprio diversamente. Beh, c'è del ferro, la cosa mi intriga, però. Salve. Oh! Che caverna strana.
Vai, vai, una volta che ammazzo il ragazzo, vedi. Pari uno. Pari due. Pari tre. Ok. Che strana caverna. Molto strana. Figo però. Oh, c'è un creeper support. Che cosa? Che cosa? Iron Chunk, Content Tweaker. Aspetta, ho visto un ragno. Hanno il carbone. Questo, sento anche una strega. Ma che per support devo prendere la sberle. Ah, allora ci sono gli Iron Chunk. Forse perché. Forse perché nei. Che cosa? Purple Slate. Oh, non ho idea. Salve. Salve, quanti zombie bloccati lì, eh? Questa cosa del ferro che non droppa il minerale ma droppa il chunk mi piace. È interessante, è una cosa che ho sempre voluto avere, cioè che tipo si generano anche i minerali nel granito, andesite, diorite, eccetera. Sono completamente bloccati. Sono. Sì. Ma si sono svegliati. Buongiorno. Grazie. Sono strane queste caverne. Sono molto strane. Ok, mi ci devo abituare. Ciao Creeper Support. Ah! Ecco, vedete, ci sono. Bellissimo. Dove vai? Impazzito. No, è vero! Ah, c'è la barra della vita, però non ti dice esattamente i numeri, ok. Salve. Sono rallentato, bastarda di una strega. Ok, si prospetta molto figo come Vanilla Plus. Dai! Boh, basta carbone, mi sono stancato a prenderlo. Il ferro no, però. Ciao, ferro compresso. Come va? Ah, ma questo che è? Se è la stessa cosa di prima? No, un altro blocco. Purple Slate, Blue Slate. Non ne ho la minima idea. Però posso fare U e mi dice le ricette. Shingles, Slate. Polished, ok. Ok. Vorrei vedere com'è il polish, perché così fa un po' cagare. Come sei, come sei? Non è brutto, però non lo userei tutti i giorni per fare una costruzione. Quanto ferro, però. Mamma mia. Stavo leggendo l'Atlas. Vabbè, è una mappa. Il barometro con l'acqua si riempirà più vai in giù nella profondità. Quindi usalo per tenere traccia di ciò. Visto che Crucial dà un sacco di nuovi biomi e biomi un sacco di nuove feature, vuoi creare. Ah, ok. Se vuoi trovare un certo bioma, vai dal cartografo e ti fai dare la mappa che le vende. Mentre sei al villaggio, passa da un leatherworker per dargli qualche scambio, per sbloccare il backpack. Ok, sarebbe ottimo. Just enough item, just enough item. Vabbè, so cos'è just enough item, quella cosa a fianco che ti dice le ricette. Useful keybind, Z per espandere l'hotbar, K per ruotare, toggle la tua jump e cambiare, ok, solite cose. Ripeto, ho fatto lo spottere da qualche, le so quasi a memoria. Questi li prendo perché dà più carbone velocemente. Queste caverne sono stranissime così. Fanno quasi paura. No, oddio, fanno paura. Allora. Ok. Ho un altro carbone compresso, vai. Grazie. Ho fatto una nuova cosa. Monster Hunter, andò sta.
ma è tutto cambiato. Cioè, proprio hanno preso le cose vanille e hanno detto, toh, aggiungiamo altra roba. Ok, interessante. Ma fuori sarà notte, credo. Sì, sono passati 15 minuti. Salvi. Ci sono le lucciole. Aspetta. Dov'era lo spawn? Di là. C'è un sacco di fiori. Oh, un treasure slime. Sì, che c'è? C'è il carbone? Penso di sì, era nero. Ciao maiale. Ciao altro maiale. E che faccio io mo? Io me ne vado giù. Nope. Ecco qua. Sotto ci sono i diamanti. Io me li vado a prendere. Che bello. Iron Chunk. Spicci. Ah, già mi serve anche la crafting table. La crafting table della Fast Workbench. Non so cosa sia la Fast Workbench. Forse è qualcosa che migliora la crafting table, la rende più veloce? Non ne ho la minima idea. Ah, che figo, posso vedere cosa ci posso mettere a cuocere. No, non è vero. What? Ah, con lo shift posso vedere dove vanno le cose. Ok. Interessante. Piccone. Oh, nuovi capitoli sbloccati, attenzione. Attenzione, roba nuova. Meccaniche, attrezzi, blocchi di redstone. Meccaniche. Cambiamenti al compass. Ah, ok, vabbè, dice che la bussola funziona sia nel Nether che nel Nether. Semplicemente. No, le torce si possono usare come combustibile. Grazie. Tieni, brucia anche questo. Io vado giù. Arrivederci. Però non si sente il. Non si sente il fruscio maledetto del ventilatore. Non voglio buio. Che bello quando passano i treni. D'oro. Grazie dello scambio. Oh, altro ferro. Già ne valsa la pena scendere qui sotto. Adesso scopri che era un troll. In realtà non c'è niente qui sotto. Si trova solo come un deficiente. Chissà a che altezza siamo. Ah, già. Merda. Salve. Altro che altezze. Ce ne sono quattro probabilmente. Più una caverna. Non dire che è caverna. Sì, mi pare che ne possono spawnare fino a 7. E questo non è una cosa che sia. Madre ragno. Che cos'è qui? Eh sì, wireless. Mi attaccano da sotto. Che palle. Che odio. Oddio, il battito del cuore. Mi mancava anche questo. Arrivederci. Guarda un po' come casco di Elbestein. Così non muoro prematuramente. Grazie. Non ho portato cibo purtroppo. Posso farci qualcosa? Il blocco di rotta del flash. Ah, niente, non so niente. Vabbè, alla salute. Andiamo, vediamo un po' cosa c'è qui. Monster Hunted. Uccidi qualcuno di tutti i mostri estivi. Uccidi tutte le piccole adorabili indifese creature. Qualche cosa abbiamo. Uccidi una mucca per ottenere la pelle. Ma questa è una. Questa è una quest vecchia. È un advancement. Una achievement del vecchio prima che mettessero gli advancement. Fai fappare due animali insieme. Solite cose.
coppiale è un animale che non esiste. Ok. Dai dei semi di papavero. Di barbabietola da un pappagallo per prendere un uovo. Bella, quark. Mangia tutto ciò che è mangiabile, anche se non ti fa bene. Carne marcia, prima cosa. Usa completamente una zappa di diamante. E qua abbiamo tantissima roba. Un picarang. Uccidi uno stoneling per un cuore di diamante. Che strano questo piccone. Ok. Che altro abbiamo? Ma non ho recuperato perdente vita. Ah, si mette in pausa il gioco, che palle. Però andando cosa c'è 6 giorni. Crafta un atlas e un barometro. Tieni tutti i tipi di corallo. Trova e colleziona abbiamo trovato tutti i biomi. Ok. Muy interessante. Ma la fornace l'avevo presa? No. Riporrei la mia fornace indietro, grazie. Altra sta terra, mo che ci prendo, dove l'ho presa? È uno stacco di terra, what the fuck? Mangia che la carne marcia fa bene. Bene al cuore e all'anima. Il mortacci ruba. Ah, Dio. Sì, è molto interessante come modpack. È molto interessante. Il problema è che probabilmente non lo continuerò perché ho già 70 monti in corso. Non voglio iniziare un altro vanilla, sostanzialmente. Quindi, boh, è più qualche altro un test. Ciao. Ma dai, mi dice che posso colpirlo. E non me lo fa colpire. Mi piacerebbe entrare, bastardo infame. Ah, sono spariti i mob. Sto facendo a giorno. Io andrei a fare una strage di maiali. Accetta la mano. Vediamo la testa. Non era di qua. Richiamo dei maiali. Ma scusa, non l'ho ucciso. Ah, ecco, ok. Grazie. Gentilissimo. Ora si inizia a ragionare. Posso già fare un piccone di diamante, wow. Un picarang. Ah, ecco perché serve il cuore di diamante. Ah, ma è della quark. Oh, ah, sì, l'ho anche provato. Oddio, è bellissimo sta aggeggio. Ma sono lucerto, intanto volanti. Salve. Chissà quanti nuovi blocchi ci sono. Qui c'è la traverso. Vabbè, quark. Oh. Dense Gold Ore. Guarda quanti ce ne sono. Mazzate. Wither Bone Chestplate. Bello. Bello tipo papà. Ah, c'è la Netherrack, giustamente. Non sarebbe stata una cattiva idea la Netherrack per l'insieme di la Plus Plus. Che comunque il Nether è completamente vuoto, quindi. Earthworks, ecco qua, questa è la mod che aggiunge un sacco di blocchi. Blue State, Green State, Purple State, Polished Blue State, no. Rammed Earth, Ladder, Death Gabion, Sand Gravel Gabion. Ma che è? Ah, per prendere gli animali, forse. Gravel Gabion Slab, non lo so. Non ne ho idea. Grazie, arrivederci. Ok. Boh. Più che altro è stato. È stato parzialmente. Vieni qua. Parzialmente deludendo perché non lo continuerò più che altro. Ma il tallo non ce l'ha, non lo danno. Ah, ce lo danno. Dove sei, maialotto? 8 il maialotto. Quanti maialotti? Wow. Una cavernotta. Le caverne sono strane. Non fighe, ma strane. Guardate qua che strana questa caverna. Molto strana. Oh, però almeno si varia, quindi ci sta, boh. Credo. Qua è chiuso? Sì. Ok. Con quelle frizzate ha maledetto, però.
Visto. Ah, da un creeper. È mancata. È mancato di nuovo. Mi hai colpito questa volta. Colpisci il creeper. Ma il creeper se ne va dal lato sbagliato. Mancato. Ma. Aia. Fa malissimo questo scheletro. Ma quanto è forte. Ho caricato già un altro colpo, sto bastardo. Ok, vai a cagare. No. Arrivederci, grazie. Ok. Che bello, i minerali in tutti i blocchi. Allora. Permesso? Oh, il respawn sottoterra. Cos'è? Ferro, dammi ferro. Aia! 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 Con quelle cattiverie. Va bene, direi che per questo video è tutto, è stato abbastanza corto, ma comunque è uno di quei video non tagliati. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao ciao!